29 maggio, Marina Bay, Singapore, Convention Internazionale 2024. Cari amiche, cari amici, come vedete questo messaggio giunge da lontano, giunge da Singapore. Una grande emozione per me condividere questo evento, l'evento principale, l'evento più importante del Rotary, condividerlo qua a Singapore e soprattutto condividerlo con tanti soci del nostro distretto. Una importante rappresentativa che ha messo il 2071 in evidenza in questa convention internazionale. Siamo arrivati all'ultimo messaggio di questa annata, di un'annata meravigliosa, la mia seconda annata, ed è stata una cavalcata incredibile. Sono stati 12 mesi, uno più bello dell'altro, e trovarmi qua in questo momento è stato veramente qualcosa di grande emozione. Partecipare a una convention internazionale credo che tutti dobbiamo farla, per me è la prima volta e dico la verità, mi sono sentito dispiaciuto di non aver partecipato ad edizioni degli anni passati. È un momento bello perché ti permette di incontrare e di conoscere tante persone che vengono da tutto il mondo, ma soprattutto di avvertire in tutti quel senso di fraternità, quel senso di amicizia, quel senso di condivisione che credo sia il DNA del Rotary. Al mio rientro in Italia inizierà l'ultimo mese. Dovrò dire che sarà un mese che voglio vivere appieno con tutti voi, voglio essere presente dove mi è possibile in tutti i club, perché quello che ho avuto in questi due mandati di governatore del Rotary è stato veramente qualcosa di unico e mi sento in debito verso il Rotary, mi sento in debito verso tutti i club, mi sento in debito verso tutti i soci per la grande opportunità che ho avuto. E colgo anche l'occasione per lanciare un messaggio prima di tutto a me stesso, ma poi a tutti i presidenti che hanno condiviso con me questa annata, che non è che quando avremo finito il nostro mandato dobbiamo sentirci liberi, anzi dobbiamo sentirci ancor più partecipi della vita rotariana, dobbiamo metterci a servizio in maniera semplice, in maniera umile, magari tornando a ricoprire anche semplici incarichi nel club o nel distretto, ma per poter portare quello che abbiamo imparato in questa nostra esperienza, e credo che abbiamo imparato veramente tanto. Naturalmente in questo mese di giugno sarà proiettato verso il congresso, il nostro congresso, che non è una convention internazionale ma sarà un congresso di tutto il nostro distretto. Ma vorrei avere il piacere di condividerlo con tanti e tante soci del nostro distretto e soprattutto con le loro famiglie. La famiglia è stato un richiamo che abbiamo sentito spesso e in questi giorni anche qui alla convention di Singapore. Ecco, coinvolgere la famiglia nel Rotary, coinvolgere i nostri partner, coinvolgere i nostri figli. E questo mi auguro che possa accadere anche a Massa Marittima. Sarà un momento in cui ci ritroveremo tutti insieme, sarà un momento in cui faremo un bilancio di quello che è stato quest'annata, ma un bilancio che per il quale devo ringraziare tutti voi, perché io sono contento di quello che abbiamo fatto. Abbiamo incrementato il numero, abbiamo incrementato le donne, abbiamo portato tanti più soci alle nostre distrettuali. Avete visto come spesso siamo stati anche in difficoltà per trovare le location per raccogliere e ospitare tutti. Ecco, questo io credo che non è un successo mio, ma come ho avuto il piacere di dire in altre occasioni, è un successo di tutti voi, o meglio, di tutti noi insieme. Perché ecco, il Rotary è qualcosa che non appartiene a nessuno, ma appartiene a tutti quanti. Quindi io vi aspetto a questo congresso con un titolo che ci proietta al domani, un titolo che sarà l'oggi è già domani, e in questo titolo perché voglio vedere nel Rotary, nel nostro fare, una partecipazione attiva a quello che è il cambiamento della società. Noi non dobbiamo essere spettatori dei cambiamenti che avvengono, ma dobbiamo sentirci protagonisti, dobbiamo portare un segnale forte nelle nostre comunità, nella nostra società, nella nostra famiglia, nei nostri club, di quello che è il futuro del Rotary. Ecco, questo è il messaggio che mi sento di dare a tutti voi, mi sento di aspettarvi veramente tanti con questo congresso di Massa Marittima, e con questo vi saluto da Singapore, vi abbraccio tutti, vi sento tutti vicini in questo momento e a presto, al 22 giugno a Massa Marittima. Ciao a tutti!